Zoltan, il favoloso metal detector in grado di farvi trovare monete, gioielli, oro e argento. Solo su queste emittenti, solo per sì, oggi. Sì, tappi di bottiglia, lattine, scatolette di tonno, pomeriggi indimenticabili. Oggetto che non dovrà più mancare nelle vostre case. Zoltan vi farà ricchi. E ora alcune interviste ai. Scusa, tesoro, Stava senti, ma poniamo pure de non trovo a loro, va bene, loro non lo trovi con Zoltan qui, però. Se ogni giorno riesci a trovare una moneta da 2 euro, in 70 giorni ti sei ripagata a parecchietto. E poi è tutto guadagno. È proprio una bella idea, sai. Ma lo sai che anche Bill Gates ha cominciato così? Davvero? Scatola, la nascondiamo. Ma proviamo subito qua. Sì. Ciao, ciao. Oh, Franco. Vuoi ridere? Che? Sai cosa ho appena visto andare via da qui sotto? Un camion con la scritta Zoltan. Zoltan, che è roba dei medicinali? No, tesoro, quel coso, quel cercametalli che vedevamo ieri sera in TV. Ah, il cercametalli. Chissà chi è quell'imbecille che se l'è comprato. Chissà. Boh, secondo te? Secondo me il fumagalli. È vero, c'ha la faccia da Zoltan. Anzi, già me lo vedo in giro per i campi a cercare la tomba del faraone Pattume I. Certo. Che era? Ho sentito un bip. No, è il forno, hai visto? Quando Izza Osmanetta poi si incanta all'improvviso si riaccende. Mamma, te lo giuro, era lui, era papà. E andavo in giro per tutto il parco con questa specie di lente di ingrandimento grossa e tutti lo guardavano e gli ridevano dietro, guarda, una figuraccia. Non ci posso credere che se lo sia comprato, di nascosto poi. Cioè, dico, un uomo grande e grosso, a capo di un autonoleggio, padre di 2 figli. Grande giardiniere, tifoso della Roma. Ma questo è l'orologio nuovo di tuo padre. Mi è venuta un'idea. No. Sì. Adesso Marco, tu lo prendi e lo vai a mettere esattamente dove tuo padre sta facendo il cercatore d'oro. Ma dai, mamma, sì. Pensa la faccia che fa quando poi lo trova. Appunto. Vado? Vai. Oh, non ti far vedere, Certo, mamma, che con lui che si compra i giocattoli di nascosto e tu che gli fai gli scherzi sembrate 2 ragazzini. Cosa vuoi, anche noi ogni tanto. Guarda che non era un complimento. Ah. Tesoro! Oh, mio amore! Guarda un po' qua. Cosa? Pronta? Resta del succo. Cos'è? Hai svaligiato un parchimetro? No, tesoro, l'ho trovato passeggiando sotto da era. Ma dai, ma che fortuna tutte queste! Sì, tesoro. Ah, fortunello, E non hai trovato nient'altro? Che? Ma non so, che so, la corona della regina, il sacro Graal, un orologio nuovo. No, purtroppo no, orologi cose non ho trovate. Comunque, per essere il primo giorno de passeggio, dico, perché il dottore mi ha detto di passeggiare tutti i giorni, insomma, appena poi. Per essere il primo giorno non ci possiamo lamentare. No. Vado a fare la doccia. Sì, amore. Ciao, papà. Ciao, papà. Ciao. Allora, l'ha trovato l'orologio? Ma che, è rimasto là in mezzo al prato, è rimasto. E figurati se un uomo trova qualcosa. Oh, tu sai dove tiene quel metal detector? Ci vorrebbe un metal detector per scovarlo. Dai, lo vado a prendere. Ecco, e fai anche in fretta che sta diventando buio. Che idiota io a pensare uno scherzo del genere. Eccolo. Oh, brava. Senti, io vado, tu inventati una scusa con papà. Sì. Secondo me è lui che è tonto, perché io l'orologio gli ho proprio buttato in mezzo alle gambe. Ti dico che non l'ha trovato. Chi non ha trovato cosa? La mamma voleva fare la frittata. Beh? Col sesamo. E allora? Appunto, non ha trovato il sesamo. E quindi è andata giù a vedere se trova il sesamo. Il sesamo, a quest'ora. I negozi sono chiusi. A proposito di ora, che avete visto l'orologio mio, quello nuovo? Papà? Senti, io confesso perché non ce la faccio più, Che? E devi confessare? La mamma? Beh? Voleva farti uno scherzo. Che scherzo? A proposito del metal detector. Il metal detector, quello mio. Sì, e quindi l'ha nascosto giù nei giardinetti qui sotto che per cosa? Fartelo trovare, l'orologio. Però non l'hai trovato e quindi è andata giù a cercarlo col metal detector. Hai trovato pure e non tenevo il metal detector.
E questo sarebbe uno scherzo? Sì. Mangiamo, va, dai. Ma come mangiamo? Che devo fare? C'ho fame, mangiamo, è ora di cena, mangiamo. Ma non andiamo a aiutare la mamma? E che ti aiuta? Lascia lavorare la mamma. Andiamo su, dai. L'orologio? E l'orologio è di plastica. Di plastica? Color metallo, ma di plastica. Mi sa che mamma torna tardi. Su, mangiamo, che avete fatto di buono? Dai, su, tip e tap. Forse. Oh, fuoco ai polveri! Ti ha dai trombe turchetti! Mangiamo!